Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Nel corso di questi anni abbiamo spesso parlato delle proprietà del pesce azzurro, ovvero l'alta qualità delle sue carni, l'ottima digeribilità, la grande ricchezza di acidi grassi insaturi omega 3, ma anche la ricchezza di sali minerali e di vitamine. E nell'appuntamento di oggi parleremo proprio di un particolare pesce appartenente proprio alla categoria del pesce azzurro. Stiamo parlando della sardina, anche detta sarda, o sardella. È una tipologia di pesce che possiamo trovare nell'Oceano Atlantico così come nel Mediterraneo. Ha una lunghezza massima di 20 centimetri. Si nutre essenzialmente di plancton e di piccoli crostacei. È caratterizzata da una livrea con dei colori abbastanza brillanti che vanno dal verde olivastro all'azzurro. Viene pescata soprattutto nel periodo della primavera e dell'estate, con delle imbarcazioni provviste di fonti luminose. È un pesce, diciamo, abbastanza comune, facilmente reperibile, molto economico, che però ha anche delle ottime proprietà benefiche che andremo appunto a vedere. 100 grammi di prodotto fresco apportano all'incirca 129 calorie. È ricco di sali minerali, soprattutto sodio, ma anche magnesio, calcio, fosforo, selenio, zinco, ma anche vitamine come le vitamine del gruppo B, vitamina A e vitamina D. Diciamo, i maggiori responsabili delle proprietà della sardina sono essenzialmente gli acidi grassi insaturi omega 3. Questo perché comunque il prodotto della sardina, diciamo, è un'ottima fonte di proteine con pochi carboidrati, ma soprattutto caratterizzato da una grande abbondanza di questa tipologia di acidi grassi, che come sappiamo ormai da tempo aiutano nella prevenzione delle patologie cardiocircolatorie, nella prevenzione dell'aterosclerosi, nella diminuzione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi, ma non solo. Gli acidi grassi insaturi ci aiutano anche nel prevenire alcune patologie neurodegenerative, tra cui ad esempio l'Alzheimer. Abbiamo detto che contiene sia fosforo che vitamina D, quindi è un prodotto importante per la salute dell'apparato scheletrico, migliorando anche l'assorbimento di calcio. Nella versione fresca ovviamente apporta poche calorie, quindi può essere tranquillamente inserito all'interno di diete ipocaloriche, ricordando sempre che per un'alimentazione sana e equilibrata tutti noi a settimana dovremmo mangiare almeno 3-4 porzioni di pesce. È ricco anche di vitamine, di sali minerali, ma anche di sostanze antiossidanti. Per questo è consigliata per le donne in gravidanza, per gli anziani, per gli sportivi. Come dicevamo prima, è un pesce abbastanza facilmente reperibile, che costa poco e che viene, diciamo, soprattutto consumato fresco oppure conservato in scatola. Sicuramente è preferibile, diciamo, consumare la versione fresca o, se in scatola, dobbiamo, scegliere la versione conservata al naturale o in olio extravergine, di oliva. Però è anche molto versatile in cucina, dove lo possiamo preparare per esempio al forno, alla griglia, ripiena, ma anche fritta, facendo attenzione però a non raggiungere delle alte temperature che potrebbero comunque alterarne la composizione. Quindi tante proprietà, ma ovviamente come tutti gli alimenti non priva di qualche controindicazione. Vediamo quali sono. Sicuramente per l'elevato contenuto di purine è sconsigliata a chi soffre di calcoli renali, a chi ha glicemia alta o la gotta. È sconsigliata anche a chi assume il farmaco isoniazide, che è un farmaco per la cura della tubercolosi. Ed infine, nella versione sottosale, è sconsigliata ovviamente a chi soffre di ipertensione, e nella versione sott'olio, ovviamente per chi deve fare più attenzione, diciamo, alle calorie e quindi anche al peso. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel per approfondire meglio le proprietà e i benefici della sardina. Vi ricordo anche la pagina del mio studio su Facebook, Studio Nutrizione e Benessere, e l'indirizzo email nutrizionericci@virgilio.it per chi volesse scrivere per suggerire, diciamo, argomenti o commentare i vari appuntamenti che abbiamo avuto finora. E quindi terminiamo qui questo appuntamento e ci rivediamo la settimana prossima, sempre con la rubrica Nutrizione e Benessere, sempre su Cilento Channel.